Ciao! Allora, lo so, è la vigilia di Natale, ma cosa c'è di meglio che aspettare di svegliarsi domani mattina per vedere cosa c'è sotto l'albero e nel frattempo guardare un classico del Natale, ma veramente un classico? Hai già visto le immagini e quindi sai di cosa sto parlando. Ebbene sì, Charles Dickens, l'uomo che inventò il Natale. Ovviamente è un film su Netflix, né su Amazon Prime, ce l'ho in fissa Netflix, ormai, scusa. Questo è su Amazon Prime Video e è un film troppo bello. Cioè, il mio classico del Natale preferito trasformato in film, ma non la storia del canto di Natale, ma come è stata creata. Ovviamente presumo che sia tutto un lavoro di fantasia, ma se così fosse, cioè, bellissimo. Ti dico che questo film mi ha fatto venire voglia di recuperare la biografia di Charles Dickens, che so esserci, ora non ricordo la casa editrice, Rizzoli? Neri Pozza? Non lo so, non mi ricordo. Vabbè, però devo assolutamente recuperarla. Penso di averla in wishlist, quindi cercherò. Devo prima vedere però cosa mi arriva a Natale, perché non vorrei poi avere doppioni, visto che era in wishlist. Comunque, Charles Dickens ovviamente è un grande e questo, vabbè, si sa, è risaputo. Secondo me Canto di Natale è la fiaba di Natale perfetta, perché comunque c'è quello che si respira sempre, quindi c'è sicuramente, si incontrano sempre degli Scrooge, perché purtroppo non ce n'è solo uno, però sicuramente ci sono sempre degli Scrooge che il Natale lo vivono in modo avaro, e non parlo solo avaro a livello economico, ma avaro anche nei sentimenti. Si trovano persone che magari fanno fatica a fare un sorriso, e tu dirai: beh, ma con la mascherina gli occhi sorridono insieme al resto del volto, quindi se tu sorridi e sorridi di cuore, gli occhi lo riportano, ma proprio subito, non si può non capire che si sta sorridendo. E io capisco che quest'anno è un Natale abbastanza difficile per tanti, e capisco anche che per tanti la solitudine sarà un grosso peso. Però il passeggiare per strada e regalare sorrisi e regalarli con gioia, con affetto, proprio per questo motivo, perché comunque è un Natale ancora più difficile, non ti rende meno povero, perché non ti costano nulla, e allo stesso tempo ti rendono più ricco, perché ti scaldano il cuore e lo scaldano anche a chi questo sorriso lo riceve. Regalare auguri e regalare sorrisi non deve pesare. E il fatto che lo Scrooge di questo, io devo anche reperire, a proposito, Canto di Natale di come si chiama, Jim Carrey mi pare, quello non l'ho ancora visto, cioè, ma stiamo scherzando, devo assolutamente rimediare, anzi cercherò su qualche piattaforma. Se tu mi sai dire dov'è, scrivimelo qui sotto, grazie. Però devo recuperarlo. Oh mio Dio! Vabbè, mi è venuto appena adesso. Perché? Ti spiego. Lo Scrooge di questo film me l'ha ricordato un sacco. Cioè, uno Scrooge perfetto. Quello che però mi ha colpito di questa storia è che Dickens potrebbe aver iniziato, io parlo tutto per il condizionale, perché effettivamente non so se ci sono state delle fonti per cui quello che è stato messo su pellicola sia poi la realtà. Mi piace guardare il fuoco, vabbè. E quindi non lo so. Se però Charles Dickens ha avuto le idee chiare su come iniziare e come finire il libro, sono strafelice che confrontandosi con altri abbia modificato alcune cose.
E questa cosa secondo me è bellissima, perché questo vuol dire che perché quando Dickens ha scritto comunque questo libro di Natale, non era nel pieno della sua forma letteraria, aveva avuto dei flop, di conseguenza ovviamente anche il suo spirito creativo sicuramente aveva subito uno stop. Più che altro probabilmente avrebbe anche potuto avere delle paure di affrontare un nuovo scritto, una nuova avventura letteraria, paure che anche quest'altra potrebbe aver subito un rifiuto, un no, parecchie critiche e pochi consensi. Quindi cioè, capisco che il mestiere dello scrittore non è mai facile. Ai tempi poi in cui c'era Dickens, dove ovviamente la tecnologia, quindi cose più immediate non ce ne sono, ovviamente la fatica si sentirà ancora di più. Comunque questo veramente io l'ho trovato un film, cioè, bello. E ovviamente non te lo posso non consigliare per la vigilia di Natale, perché sì, perché devi guardarlo adesso. Quindi io finisco qui il video, tu accendi immediatamente Amazon Prime e recuperalo, perché è bellissimo. Bene, finisce qui. Ci vediamo domani per gli auguri di Natale, mi raccomando. Io ti mando un grosso, enorme bacione. E arriva anche Leo. Yeah. Anche Leo ha voluto partecipare. Vediamo cosa c'è sotto l'albero. Vediamo, io vorrei una Xbox almeno. La PS no, la PS5 no, perché l'ho chiesta, ma non l'avevo chiesta a Santa Lucia, mi ha portato quello che voleva lei. La volevo da Babbo Natale, però non è venuta. Vedremo Babbo Natale cosa farà. Okay. Xbox. L'Xbox e un puzzle. E un puzzle, vabbè, sta facendo la letterina in diretta sostanzialmente. E poi questo qui, aspetta, cos'è? Questo qui del quello lì nella vita reale, quello là fa così. Ah no, quello per screcciare si dice, vabbè. Sì, e repare. Ecco. Anche il microfono. Sì, tutte cose così, giusto? Cioè, un bambino normale il mio. Va bene, ci vediamo domani con gli auguri di Natale e il recap delle mie letture in attesa del giorno di Natale. Ti mando un enorme bacione e ci vediamo domani. Ciao, a domani.